Ciao amici di Italia Top Games, buongiorno e buon inizio di settimana, lunedì 10 ottobre. Andiamo subito a vedere le novità di oggi in Football 2023 che dovremmo già conoscere, ovvero una club selection interessante e un evento tour come sta succedendo negli ultimi lunedì. Diamo un'occhiata a tutto come al solito per controllare che ci sia tutto, ma salvo sorprese che adesso andiamo a scoprire subito se ci sono, magari, da parte di Konami, questo dovrebbe essere. Rapidissimamente i soliti miei 4G, grazie se vi iscrivete al canale, dai, siamo a buon punto per avvicinarci a quota 24.000, ovvero la quota della pagina Facebook che voglio raggiungere appena possibile. Grazie se vi vorrete abbonare al canale, grazie se vorrete mandare un'offerta barra donazione, grazie se farete i vostri acquisti su Amazon passando per il link di affiliazione presente all'inizio della descrizione del video. A voi non costa un centesimo di più e ci supportate molto materialmente, molto concretamente e ripeto, a voi non costa un centesimo di più. Se poi volete iscrivervi anche ai nostri gruppi Facebook, Telegram, Instagram, Twitter. Mandate un commento in cui scrivete qual è il social che vi interessa, io vi girerò subito i link all'istante. Adesso però andiamo a vedere le novità di oggi Football 2023, ricordandovi che stasera continua la mia run in Divisione 4 che si sta rivelando più tosta del previsto, ma non si molla fin quando ci sono possibilità o di promozione o di salvezza, la salvezza è più possibile, la promozione è un po' più difficile, ma ancora siamo in lotta. Andiamo un po' a vedere le novità di oggi. Intanto mi prendo i 10.000 bonus di accesso e i 10.000 punti di accesso speciale. Sì, sono tutti 10.000. Sì, mi ricordavo bene. Allora andiamo un po' a raccogliere il tutto. Superiamo i 300.000 GP. Allora, intanto andiamo a dare un'occhiata agli Authentic Team. Non penso ci sia nulla di nuovo. Ma comunque andiamo a vedere. Infatti è l'evento sfida che finisce giovedì, la FC Champions League. Basta partecipare, ci sono i GP in regalo. Poi Dream Team. Eventi. Eccolo qui. Io sto andando avanti nello starter intanto. Eccolo qui, National Teams, contratto mirato 4 stelle. Andiamo un po' a vedere. Allora, 30.000 GP come primo premio, 1.500 GP come secondo, scusate, contratto mirato 4 stelle. Meno male, Konami ci ha ascoltato in questo caso perché il contratto a 3 stelle davvero era troppo poco. Sostanzialmente basta fare due partite. Non so voi, io ho trovato che adesso far simulare le partite e vincerla è molto più difficile. Quasi sempre devo intervenire per vincere la partita. Prima vincevo 5, 6, 7-0. Forse Konami dovrebbe un attimino equilibrare tra prima e dopo. Comunque, contratto a 4 stelle. In questo pool non c'è molto che mi interessa. Però 4 stelle inizia ad avere un senso. Quello a 3 stelle, secondo me, molto, molto meno. Poi andiamo a vedere un po' le novità in contratto. Intanto mi chiedo se per caso nei pacchetti c'è qualcosa di nuovo. No, c'è tutto l'ambaradan di prima. Ah, però prima volevo mostrarvi una cosa che mi sono dimenticato. Sulla mia squadra è stata aggiunta una novità, le divise. Come potete vedere, io ho scelto l'Italia, ovviamente l'Italia 1 e 2. Siccome ho preso il pacchetto Milan tempo fa, mi è stata regalata, tra virgolette, la quarta maglia del Milan che posso usare in ogni partita. Questa maglia secondo me è molto inutile perché se hai bisogno di una maglia bianca c'è dopo il rosso e il nero, se hai bisogno di una maglia scura c'è il bianco, quindi vabbè è molto scenica ma non è molto utile. Però ecco, questo significa che molto probabilmente arriveranno altre divise, magari con pacchetti a pagamento e comunque ci sarà la possibilità di scegliere delle divise speciali e averle sempre a disposizione. Mi ero dimenticato sempre di farvelo vedere. Andiamo un po' a vedere in contratto e dovremmo vedere che il nuovo pacchetto è quello del Real Madrid.
qui abbiamo i giocatori della settimana, i player transfer. Non so se prenderò Dybala o meno, un po' mi tenta, devo dirvi la verità. Come cambio di trequartista, però non lo so, ci devo pensare. Fatemi sapere un po'. Certo, contrattacco già c'è 80, ma sì, dai, mi sa che lo prendo Dybala. Allora, eccolo qui. Il pool del Real Madrid. Il top è Benzema con 18 livelli di crescita, 83 in comportamento offensivo, controllo palla 83, finalizzazione 82, 18 livelli di crescita. Cresce piuttosto bene. Courtois 87, 14 livelli di crescita, parata PT 82, riflessi PT 80, estensione PT 83. Ovviamente è forte nei parametri portiere. Vinicius Junior 86, 25 livelli di crescita, velocità 86, accelerazione 86, contrattacco 70, controllo palla 84, dribbling 84, un signor giocatore, Vinicius Junior. Alaba, un giocatore che adoro perché può innestarsi benissimo in quasi tutti i ruoli. Comportamento difensivo 83, passaggio alto 80, possesso palla 80. Éder Militão, 17 livelli di crescita, 84 in aggressività, salto 83, resistenza 80, contrattacco 60, possesso palla 80. Tchouaméni, che piace a tantissimi, lo so, livelli di crescita 28, controllo palla 80, passaggio alla sua terra 80. Camavinga, altro giocatore che piace tantissimo, 28 livelli di crescita, lui non raggiunge nessun livello elevato, almeno di base, a parte controllo palla 79. Ed infine Mendy, 82, 30 livelli di crescita, velocità 84, accelerazione 83, resistenza 82. Io ragazzi avevo detto che lo avrei girato questo pool, ma ci ho riflettuto bene che il giocatore che preferisco di questo pool, non so se scegliere fra Eder Militao, sviluppo, e Alaba, sviluppo, perché sostanzialmente sono i giocatori che andrei a sostituire Bastoni in panchina. Lui ha 17 livelli, Alaba ne ha 17, sono molto simili, perché sono gli unici che mi possono sostanzialmente andare a coprire. Essere difensori centrali o terzini destri e terzini sinistri. Io un pochino militavo come difensore, no, devo prendere il filtro, squadre di club, Europa, e quindi me lo vado a comprare uno dei due giocatori. Adesso faccio una rapida. Ecco qui. Allora. Alaba 83, 19 livelli di crescita, mentre Militao 81, 25 livelli di crescita. Ragazzi, mi butto su Militao. Come difensore così è, lo preferisco. Mi ha sempre dato. Vediamo, lui c'ha contrattacco 61, Alaba contrattacco 58. Sì, vado su Militao. Lo ingaggio e lo livello. Stavano lì, però ecco, avendole provate tutte e due, me lo sento più in empatia, diciamo, come giocatore. Adesso vado subito a livellare. Tanto ne ho parecchi di punti. Eccolo qui, 25 livelli di crescita. Aumento di livello, 12 livelli, 16, 19, 23, 25. Eccoci qua. Se... Eccolo. Ok, progresso giocatore, competenza stile di gioco. Ma sì, un punticino in più preferisco. Statistiche giocatori. Andiamo tutto su difesa, subito, subito.
16 punti. Ragazzi, però sono. Certo, è incredibile. Dopo per un'accelerazione, eccetera. Vediamo. 8, 12, 16. Però mi piace così. O 12. Premo 12, vediamo. Eh sì, ci vogliono questi. Togliamone uno, recupero altri tre, pochino sul passaggio e un pochino su forza in aria. Ecco. Recuperiamone altri tre così. Passaggio, un po' di passaggio. Forza arti inferiori 81, accelerazione 80, dai. Difesa mi piace, bello, bello tosto con questi parametri. Arriva a 91, certo, magari facciamo, no, è uguale. Un pochino sul passaggio perché così no. Allora, facciamo così e recupero, no, un minimo sul passaggio, togliamolo sul passaggio, però no, un pochino di passaggio pure serve. Così, il dribbling no, uno qui e mettiamo sul passaggio, dai. Bello, però mi piace in difesa così. Usa i punti. 91. Mi parifica bastoni, ma mi piace molto di più rispetto a bastoni. Andiamo un po' a vedere. Bastoni quanto faceva in campo? 94. Vediamo Militao quanto mi fa. Questo qui. Così era un punticino in più e vabbè, amen. Però non era livellato per il contrattacco. E mi fa 94 uguale. Molto bene. E vediamo che anche come TD va 94, no. Benissimo, perfetto. Chissà, può essere che prende anche il posto di Koulibaly. Arriva a 94 uguale. Bene, mi sono risparmiato un po' di monete perché tanto. In questa squadra, ecco, Bastoni non mi convinceva, invece Militao sì, il resto ho tutto quello che mi serve. Come detto, forse un trequartista. Devo cambiare perché De Bruyne l'avevo livellato per il possesso palla e preferisco un giocatore che mi porta lo stile di gioco a 100. Messi, anche se sta a 70, non importa. Messi potrebbe essere il giocatore che fruirà dei 20, dei 25.000 punti football per proseguire il rinnovo del contratto. Va bene, ragazzi, per il momento è tutto. Io vi ringrazio per l'attenzione. Vi do appuntamento stasera per il campionato. Poi non so se in giornata arriveranno altri video. Può essere di sì, può essere di no, ma non riguardano i football. Se riguardano i football è per qualche breaking news. Ovviamente lo sapete che in un modo o nell'altro vi informo. Io vi ringrazio ancora per l'attenzione. Il 5G, dopo i 4G per iscrizioni, abbonamenti, offerte e acquisti su Amazon passando il link in affiliazione, è il 5G per essere arrivati fin qui ad ascoltarmi e a vedere il video. Grazie per l'attenzione e ovviamente al prossimo video. E buon inizio di settimana. Ciao!